Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Andiamo un sacco di fretta oggi, perché come vedete qua dietro c'è una marea di roba dietro a Stefano, più ce n'è altra sotto al tavolo che non vi sto a spiegare che è successo. Siamo tornati da Romex, abbiamo scaricato il furgone, mentre non c'ero io come al solito. Stefano ha ammucchiato del lavoro perché io non c'ero, quindi quando il gatto non c'è da pibano, lui è andato a rilento. C'erano 3-4 PC da montare, più altri che sono stati venduti online, più altri venduti durante la fiera, e in più c'è questo di Tommy che stava qui, dovevamo assemblarglielo e consegnarglielo prima del Romix. Ma che cos'è successo? Abbiamo avuto la necessità di portarci in fiera il PC per lo streaming, perché abbiamo realizzato dopo che dovevamo streamare in loco. E quindi Tommy voleva il video, l'abbiamo dovuto far aspettare. Adesso noi abbiamo finito adesso di sistemare il furgone. Stefano ha detto che è stanco, noi gli vado a farlo, quindi lo assemblerò io, ma lo costringo al contempo a farlo. Come facciamo l'assemblaggio a quattro mani? Sigla. Ok ragazzi, molto semplice. Allora guarda, ti do un braccialetto antistatico, scegli tu quale, strappapeli, hai preso lo strappapeli, va benissimo, io ho quello nuovo invece più figo, yeah, yeah. Allora, se abbiamo avuto due braccialetti antistatico così non ci rompete le scatole dopo nei commenti. E... ok, quindi sarò bello attivo, farò un po' di inquadrature, farò un bel po' di cose. Bravissimo, tu mi darai una mano. Allora, intanto parliamo del case. Questo qui è un favoloso 5T della Cooler Master, quindi il ragazzo ha scelto indubbiamente bene, soprattutto calcolato il fatto che sarà un PC tutto rosso e nero, quindi livrea MSI sia nel case che nei LED, che nella scheda madre, che nella scheda video e anche soprattutto nelle prolunghe, quindi secondo me sarà alla fine molto 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 bello. Allora, eccoci qua, mettiamo case in prima fila, pronto per essere disassemblato dopo completamente. Non dite che non faccio niente. Sta scartando il disco, guardalo. Innanzitutto chiediamo scusa a Tommy per il ritardo nell'assemblaggio. È vero. Di solito non ci... posso essere il borone? Di solito non buchiamo mai una consegna. No, però è vero. Ci è arrivato l'ordine proprio durante, cioè pochissimi giorni prima del Romix, e abbiamo avuto difficoltà perché giustamente lui, come tutti i nostri utenti più affezionati, voleva il video del PC e eravamo in possibilità di farglielo. Non volevamo fargli una cosa, diciamo, poco professionale, tipo con esatto, un cellulare o quant'altro, perché era tutto a Romix, la computer era Romix, il PC era Romix, stava veramente qui da solo, isolato dal mondo. Lo so, quindi mi sono dovuto un attimino arrangiare, non c'avevo per registrarlo, siccome lui ci teneva ad avere il video, ho detto, beh, aspettiamo a questo punto, visto che siamo senza PC, il nostro PC per streamare, e quindi abbiamo dovuto un attimino aspettare. Ok, comunque, 0270 Gaming Pro Carbon, sulla quale andiamo a montare naturalmente il nostro i7-7007K. Allora, questa intanto la scanso un attimino, così vado a prendere subito il taglierino, vado a aprire la CPU, così andiamo a metterla subito in posizione. Oggi tutto di corsa ragazzi, guardate dalla cam in basso a destra quanto squilla il telefono. Bravo. Vado a prendere il nostro bellissimo 7007K, processore che ormai ne abbiamo parlato, riparlato, quindi non c'è bisogno insomma che stiamo qui, giusto? Che vuoi guardare a farvi? Infatti, che vuoi guardare a farvi? Non è che sta rendendo conto di una cosa? Dimmi, che eravamo montato un PC? No, ti rendi conto? Cioè, per un PC del genere, quando cominci a prendere i PC dai 1500 in su, sì, ti rendi conto anche solo di quanto tempo ci vuole per aprire le scatole e buttare tutte le pulsine? Io ce l'ho, io mi rendo conto e come faccio sempre. Guarda, io manco non è per niente, no? Io sono arrivato al punto che sto circa a tre quarti, però sto ancora aprendo le scatole. Tu in realtà già hai messo il processore sulla scheda madre, ci stai mettendo le RAM. Questo vuol dire che sono più veloce? No, questo vuol dire che quello che fai tu è più facile, più semplice di quello che sto facendo io. Ah, volevo far cambio? Sì. Vuoi metterti a montare? Se non hai fretta, sai che io faccio le cose fatte bene. No, tu fai cose fatte lente, non è le cose fatte bene, è diverso, quindi... Allora, abbiamo montato intanto le RAM sopra la scheda madre con la CPU. Bene, adesso andiamo subito, ma subito proprio, a mettere il tutto all'interno del case. Quindi spostiamo un attimo la scheda madre. Scusa, ti ho preso mezzo tavolo. Conserviamo le scatole per Tommy. Sto conservando le scatole per Tommy.
vado ad aprire la paratia laterale, anzi tutte e due le andiamo ad aprire. Vado a togliere anche l'altra paratia, quella nascosta, così possiamo lavorare bene. Vedete, questo qui è un filtro rosso calamitato che si può togliere, che può ospitare una ventola da 12 o da 14, però molto bello perché rimane in tinta. Allora apriamo anche quest'altra scatola. È in tinta, tutto è tinta qua. È come in divano. Apriamo e abbiamo l'accesso completo al nostro bellissimo case, del quale andiamo subito a svitare qui la fascettina. Allora, ti preparo anche le due lunghe sull'alimentatore oggi, ma sta proprio a rovinare. Allora togliamo un attimo i cassettini per i dischi, perché dobbiamo spostare questo qui leggermente più a sinistra, visto che questo case ce lo consente. Andiamo a fare questo giochino, oh, così, e lo mettiamo di qua, ok? Queste qui si mettono in questa posizione, all'interno questo qui, lo possiamo andare a mettere così. Qui facciamo un po' di spazio, eccolo qua, così lo mettiamo. Quindi abbiamo più spazio per il radiatore nella parte frontale, quindi l'abbiamo spostato. Poi abbiamo un SSD che andremo a mettere, no, li metto tutti e due nei cassettini, li metto tutti e due qui. Tanto abbiamo un disco meccanico, questo qui lo appoggiamo subito nel suo alloggiamento, così. Così, attenzione ai perni qui, perché questi qui, se non allargate un pochettino la plastica, vi escono dall'altra parte, quindi poi è scomodo rimetterli, quindi dobbiamo un po' allargare le plastiche, come vedete, dobbiamo farli combaciare, uno, e qui andiamo a mettere il 2, ecco fatto, e questo lo possiamo inserire in posizione, lo mettiamo qui, ok? Mettiamo tutto qui, allora, intanto mi preparo subito i piedini, i supporti. Questi qui servono per sorreggere la scheda madre, li andremo a avvitare con questo tool che ci fornisce Cooler Master, quindi li mettiamo così, con il cacciavite possiamo avvitarli nella posizione che ci serve per far sorreggere la scheda madre, per non fargli toccare il metallo sotto. Ma non fende se io ti preparo del cooler? No, prepara del cooler. Allora io... Come lo mettiamo? In push o in pull? Io direi in push. Questo c'è un bel vano davanti. Sì, per forza. Via. Poi ci andiamo a mettere subito la scheda madre. Tanto qui il case è abbastanza largo da consentirci dopo di far passare il cavo 12 volte per la CPU, dall'alto ci passa lo stesso, non abbiamo la necessità per forza di farlo passare prima. Sì, questo case, come vedete, è molto generoso come dimensioni e ha anche un bel vano posteriore, il che lo rende, oltre che esteticamente accattivante, anche ideale per un assemblaggio di componenti di questo tipo, senza calcolare la gamma cromatica, che veramente nero e rosso sembra fatto apposta per buttarci dentro dei prodotti MSI. È vero. E infatti noi ci abbiamo messo prodotti MSI. Esatto. È giusto, cioè è lì, come si dice, è a morte sua, come si dice. E poi procediamo subito con il montaggio del raffreddamento a liquido, così lo togliamo anch'esso. Ti piace come termine, anch'esso? Per quello, allora, ti darò una mano, visto che andrà smontato il frontale. Sì, è un H1200, distillatore a liquido, quindi abbiamo bisogno di due slot per ventola da 120, che in questo case troviamo nella parte frontale. Quindi, dopo che Stefano avrà finito di mettere queste 4 viti sull'SSD, se ci riesco, aspetta, rimuovi questo. Vabbè, lo rimuoviamo perché alleggeriamo un po' il campo qua. Questo è un case da corsa, devi alleggerire delle parti. Oh, vedi, sì, com'è bello, tutto più liscio, sì, tutto, sì, più. Sì. Poi togliamo un attimino anche questo. Questo qui, okay, va a slidare, così si può togliere, così possiamo posizionare l'alimentatore che ti ho già preparato con tutte le prolunghe. Guarda che matassone. Guarda che matassone. Adesso voi direte, ma è brutto. Ok, però con le prolunghe, che succede? Praticamente la prolunga non svolge soltanto la funzione della prolunga di per sé, ma è un cavo che poi vi fa guadagnare esteticamente. Perché? Perché poi voi, ovviamente, una volta passati tutti i cavi dietro, come farà adesso il buon Stefano, farete vedere solo la prolunga, che di conseguenza non sembrerà una prolunga. È un po' un trucchetto per evitare di comprare i cavi slivati per gli alimentatori. Voi, come ben sapete, i cavi slivati per gli alimentatori hanno un costo che si aggira dai 70 ai 100 euro minimo per un set completo, mentre con le prolunghe non si spende più di una ventina di euro. Bravissimo. Ottenendo praticamente a livello estetico lo stesso risultato. Bravissimo. Quindi noi siamo furbi. Certo. Poi, dopodiché, cosa facciamo? Intanto qua sopra facciamo passare il 12 volt, questo per la CPU, anche detto EPS 12 volt. Questo lo possiamo passare da qui.
giriamo, vediamo se riesco ad agganciarlo dall'alto, perché visto che c'è il buchino, io vedo uno e l'altra metà, due, così abbiamo composto l'8 pin. Poi cosa abbiamo qua? Questo è il 24 pin che dovrà passare da qui, quindi uscirà da questo lato, si andrà ad innestare in questo modo qui, vedete l'effetto che farà poi, e poi beh, quello per la scheda video dopo, quindi per ora dopo andremo anche a fascettare. Poi ci serve, abbiamo qui l'USB 3, quindi lo facciamo entrare da qua e ce lo andiamo a collegare qui sotto. Allora, poi l'audio lo facciamo passare da questi buchini qui sotto, guarda, vedi? Preciso, questa è qua una cosa che amo di questo case, perché ci fa uscire proprio senza, sì, che... Alcuni, è vero, sono tutti forati e poi è come che si scordano i fori per i pulsanti di accensione e per l'HD, esatto, audio. In molti case abbiamo l'audio, il cavo dell'audio che passa qua, cammina e poi si attacca, quando invece basterebbe un buchino in più. Quando, esatto, c'è state, no? Dice, oh, c'è stai con sta fresa, buca pure qua che almeno ci passiamo meglio. Allora, qui mettiamo i pulsanti di accensione, quindi reset, l'HD LED e il power LED. Scusate, poi il power, eccolo qua. Power è qui e poi ci va il power LED, quindi positivo a sinistra, negativo a destra. Ecco fatto, questi li mandiamo dietro, abbiamo fatto anche questa. Fino adesso sembra wifi. Fino adesso è tutto wifi. Poi. Adesso possiamo passare all'assemblaggio del raffreddamento a liquido della parte frontale. Parte frontale che si stacca proprio facilmente e abbiamo accesso al comparto anteriore del nostro case. Ok, adesso ti do una mano. Ok. Anche perché neanche il backplate ha preparato. Sei proprio un cane randaggio. Questo è il backplate, zio. Sto aspettando che tu mi passi, tu hai finito per poterci. Ho fatto, puoi montarlo questo con la mega. Ah sì? Sì. Adesso è arrivato il momento del bidone. Vediamo la stampa di pasta termica qua dentro. È arrivato il momento del bidone. Ale. La sbaffata di Silver 5 e andiamo. Oggi ho battezzato tutti e due, sai? Tutti e due i ritoni ho battezzato. Sì. Sia a destra questi, ormai sono spalmatore ambidestro. E voilà! Andiamo a stringere un pochettino queste viti. Fatelo sempre a mano, a meno che non avete la manualità di Stefano, che non ce l'ha nessuno, per sapere quando fermarvi, altrimenti questo non ha fine corsa. Se voi stringete, poi fate i danni. Preferisco sempre limiti al sistema di fissaggio in plastica, perché non mi fido. Ok, e anche la ventola superiore in estrazione questa non fa mai male, perché comunque con una 1080 qui sotto che manderà calore verso l'alto, avere una ventolina che ci aiuta a fare uscire l'aria di certo male non fa. Ritorniamo a Bombazza all'interno, il quale adesso ha preso un bel po' di colore e forma, e ci andiamo a mettere la nostra 1080. Io ti consiglierei di mettere prima i cavetti SATA. Cavetti SATA sì, ti perché stanno sotto, io vedo sempre di tutto. Stanno sotto, perché ti devi andare a rovinare la vita? Questo mese è talmente comodo. Sembra quasi piccola in questo case, hai notato? Vero? È vero, è vero. Pensa invece nell'80% dei case neanche ci entra. Rimane una sola cosa da connettere, che sono... Allora, i LED Cooler Master sono di una semplicità unica, sono veramente due stecche, vedete? Sono due stecche con due connettori SATA, indipendenti tra loro, quindi semplicemente quando si accende il PC si accendono anche questi LED. La cosa figa è che non hanno bisogno di colla, non hanno bisogno di nulla, perché sono magnetici, quindi che succede? Che basta appoggiarli e si reggono. Non vedo. Eccolo, guarda. Chiaro, no? Pure guarda, pure così in video, guarda.
Guarda che calamita potente che c'è, no? Ne andiamo a posizionare, io direi, uno a chi, che così la luce... A chi. Così anche il caonzo. E uno a lì. Mamma mia, questa era pessima. A sopra. Per forza. Vabbè, insomma, alla fine ammetti il tuo errore che hai dovuto risfascettare i cavi. No, che sfascettare? Io ho continuato a fascettare. Guarda che lavoretto, tutto defino, tutto bello, tutto... Sì, comunque, rimane il fatto che il back del case lo faccio mai io. Vabbè, sì. Tutto il resto è il problema. Allora, sei pronto per vedere questo finale di stagione? Vedere il risultato del mio assemblaggio? Ale! Il tuo assemblaggio. Bello. Vediamo con la paratia. Ah, bello, te ci imparo. Non del pari, Ale, guarda che bello effetto che fa il frontale con le ventole dell'Antec 1200. Guarda che bello, blu e rosso, poi è proprio perfetto. Una accoppiata veramente fantastica. Sembra un'astronave. È bello, bello, bello. È bene, bene, Tommy, noi speriamo vivamente che ti piaccia. Hai il primo PC, il primo video PC con assemblaggio a quattro mani. Quindi ognuno di noi ci ha messo del suo. Sei il primo ad avere questo, quindi l'attesa. Speriamo che sia valsa la pena. La pena. Ok ragazzi, adesso poi proseguiremo con installazione e quant'altro, perché il nostro Tommy verrà a prendersi il PC. Una cosa che posso applicare solo sui PC full MSI. Full MSI. Ovvero la nostra targhettina che abbiamo solo noi. Noi e tutti i centri autorizzati MSI, powered by MSI. Che, visto il mio gusto estetico, ti dico che lo vado a mettere qua sotto. Soprattutto dritto, a differenza di quelli che mette. Questa gente non la capisco. Mi mettono storto. Comunque, ragazzi, allora, se vi è piaciuto questo video, lasciateci un commento qui sotto, diteci che cosa ne pensate. Quindi un like. In descrizione, naturalmente, vale per tutti questo. Ci sono i riferimenti a tutti i nostri social: Facebook, Instagram, Telegram. Quindi chi più ne ha più ne metta. Continuate a seguirci, ci troviamo al prossimo video. Da me il buon Fabio, ciao a tutti! Ciao, ciao Tommy!